Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti. E benvenuti, benvenuti su Polis, il racconto dei territori. Oggi focus sull'ombelico d'Italia, ovvero Rieti, il capoluogo della Sabina. Napoli, qui il Circeo, questa è Roma e questa è Rieti. Io sono al centro d'Italia, sono in piazza Centro d'Italia a Rieti. Rieti, l'ombelico d'Italia, avrete sicuramente riconosciuto nel video anche un'amica di Polis, Susy Bledi, la incontreremo nelle prossime settimane, verrà qui con noi a parlarci di alcuni documentari che ha girato nel Lazio, a partire proprio dalla Valle Santa di Rieti, ma oggi abbiamo altri amici di Polis, altri ospiti qui con noi per parlarci del capoluogo della Sabina e do il benvenuto ai due ospiti di questa prima parte della trasmissione, al primo cittadino di Rieti, Daniele Sinibaldi, che è qui, lo vedete a sinistra, e invece a destra avete intravisto per qualche istante Daniele Scopigno, che abbiamo già conosciuto qualche settimana fa, ci ha parlato di una bellissima mostra sul Terminillo che sta per chiudersi proprio a Rieti. Insieme tra l'altro Archivio di Stato e Comune di Rieti hanno realizzato dei progetti di promozione turistica e non solo sulla città di Rieti, di cui parleremo fra poco. E io voglio comunque cominciare questa puntata dal primo cittadino, dal sindaco di Rieti, Sinibaldi. Allora, Sinibaldi,
Stiamo parlando di una città antichissima, di una città con una lunga storia alle spalle, ma una città anche proiettata verso il futuro, verso le nuove generazioni, con un progetto molto interessante per i giovani, di grande polo sportivo e di polo universitario. Un'università diffusa che si sta quasi per aprire a Rieti con la collaborazione delle università della Tuscia e della Sapienza, è così? Sì, assolutamente. Il progetto si chiama proprio Rieti Città Universitaria e nasce, diciamo, dopo gli eventi sismici del 2016, tra le varie iniziative, diciamo, nelle politiche di ricostruzione. Si è ritenuto, giustamente, è stato molto caldeggiato dall'amministrazione comunale, di mettere delle risorse ingenti per l'ampliamento dell'offerta accademica su questi territori che scontano delle gravi difficoltà. È nato sostanzialmente il polo nazionale in collaborazione, l'Interateneo, tra l'Università La Sapienza di Roma e l'Università La Puccia di Viterbo, che vede oggi 13 corsi universitari qui sulla città. Quest'anno abbiamo aperto il primo anno di economia circolare e abbiamo presentato l'accreditamento per medicina che, insomma, se ci saranno i toppi, partirà un certo posto dal primo anno a settembre prossimo, l'anno accademico 2024-2025. Quindi è per noi sicuramente una grande prospettiva, anche perché porta con sé tutto un sistema di riqualificazioni. Questa presenza porta con sé un sistema di riqualificazione di tanti edifici del centro storico e della città e soprattutto, oltre che la riqualificazione, diciamo, da un punto di vista edilizio, la rigenerazione da un punto di vista di funzioni. Quindi non è un mistero che tutte le città, diciamo, medievali hanno un problema oggi nella gestione delle funzioni del centro storico, che sono sempre più, diciamo, vittime dei grandi centri commerciali, delle grandi aree commerciali. Noi immaginiamo un'università diffusa soprattutto al centro storico e qui stiamo concentrando gli investimenti per quanto riguarda non soltanto le sedi universitarie. Quest'anno ne abbiamo messa a disposizione una molto prestigiosa all'Ateneo della Sapienza, ma anche per quanto riguarda i servizi. Uno dei progetti del PNRR, infatti, che stiamo realizzando è quello della prima casa dello studente, che sorgerà appunto nel pieno centro storico, su un immobile che ospitava un'ex, diciamo, casa per anziani e che oggi si sta recuperando con i fondi del PNRR. Ecco, è veramente un progetto molto interessante questo di università diffusa, come l'ha chiamata lei, un progetto che sta coinvolgendo, lo scopriamo di settimana in settimana, diverse realtà locali. Ce ne ha parlato di qualcosa di simile qualche settimana fa il sindaco di Colleferro. Mi sembra una splendida iniziativa quella di portare le università anche nei centri della provincia e non soltanto nei grandi centri come Roma. E ci ha parlato, anche accennato alla riqualificazione, anche a seguito di quelli che sono stati gli eventi sismici di alcuni anni fa. Ecco, come si sta riprendendo, diciamo, la Rieti e la sua provincia in questi ultimi anni? Qual è lo stato attuale delle cose dopo, purtroppo, ciò che è successo alcuni anni fa? Ma guardi, il nemico principale della ricostruzione è il tempo. Noi abbiamo avuto, dal 2016 si sono alternati 4-5 commissari straordinari alla ricostruzione, l'ultimo è il senatore Castelli, con cui abbiamo instaurato subito un grande rapporto di collaborazione, e purtroppo si è perso molto tempo nell'approccio, nella fase iniziale della ricostruzione, e questo non ha consentito purtroppo di intervenire su quelle che erano le emergenze immediate. E oggi, diciamo, abbiamo, per quanto riguarda il Lazio, perché voi sapete che il cratere sismico interessa le 4 regioni del centro Italia, per quanto riguarda il Lazio interessa 16 comuni, tra cui il comune di Rieti, e è evidente che qui la situazione è molto diversa dai posti
più colpiti come Amatrice d'Accumoli, dove ora, dopo 8 anni, si inizia a diciamo, concretizzare qualche intervento di ricostruzione. Qui lo sforzo che abbiamo pagato, il prezzo che abbiamo pagato, è stato soprattutto a livello socio-economico. Quindi ci sono ancora una serie di strascichi molto importanti, ci sono però anche delle opportunità. Il piano nazionale complementare, che è il piano, diciamo, è la riserva delle risorse del PNRR che vanno ai territori colpiti dal sisma, ci sta consentendo di mettere in campo delle progettualità molto importanti. Ripeto, il nemico è il tempo, perché c'è la necessità di fare presto. Questi 8 anni sono 8 anni difficili, le do un dato, su tutte le opere finanziate in termini di ricostruzione pubblica, solo un'opera è stata cantierizzata in 8 anni. Quindi diciamo c'è un ritardo importante, significativo e che insomma ha creato ulteriori difficoltà. Oggi si sta accelerando, devo dire c'è stata una accelerazione sia da parte della Regione Lazio, che ha voluto nominare un assessore di Rieti, l'architetto Manuela Rinaldi, come assessore ai lavori pubblici e ai diritti di ricostruzione, che chiaramente conosce molto bene i temi della ricostruzione anche tecnicamente, e c'è un commissario al sisma che è molto presente su tutti i territori. Questa è stata una, dovrebbe essere la normalità, ma è stata una novità purtroppo o per fortuna in questa fase per anche la città di Rieti e le aree colpite dal sisma. Siamo, diciamo, fiduciosi che in questa nuova fase di sinergie istituzionali riusciremo ad accelerare tutta una serie di cose che stanno ferme da tanti anni. Ecco, mi sembra comunque che ci sta dando delle notizie incoraggianti, delle novità positive per quanto riguarda il vostro territorio, territorio che andremo a conoscere ancora meglio anche con immagini realizzate dall'Archivio di Stato di Rieti. Tutto questo però fra poco, dopo qualche istante di pubblicità. Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti. E ben ritrovati su Polis, il racconto dei territori, oggi focus sul centro Italia, ovvero Rieti, il capoluogo della Sabina. Lo abbiamo accennato all'inizio di questa puntata, c'è un interessante progetto che coinvolge il comune di Rieti insieme all'archivio di Stato Reatino. Vediamo di che si tratta, si chiama Genius Loci. Genius Loci è il progetto che l'amministrazione comunale di Rieti, in collaborazione con l'Archivio di Stato, ha voluto realizzare per valorizzare il patrimonio archivistico della nostra città, realizzando dei piccoli video da condividere sui canali social dell'ente che ci racconteranno la storia, le tradizioni, lo spirito appunto dei luoghi iconici o meno della nostra città, perché questa amministrazione è fermamente convinta che una città che si rinnova, una città che si rigenera, una città che si apre a nuove sfide debba avere nella identità la propria stella polare. Lo spirito della città, questo è Genius Loci, il progetto realizzato insieme dal Comune di Rieti e dall'Archivio di Stato di Rieti. E dall'Archivio di Stato è collegato con noi Daniele Scopigno. Scopigno, allora, adesso la vedremo anche in alcuni di quei video di cui si è parlato poco fa. Insomma, cos'è questo Genius Loci? Ce lo spieghi ancora meglio di come è stato fatto già nel video che abbiamo appena visto? Allora, io intanto la ringrazio per il nuovo invito e per avermi ospitato. Saluto anche il sindaco Daniele Sinibaldi. Diciamo che questa collaborazione ha una storia, diciamo, non dico antica, però da qualche anno era stata avviata questa convenzione, collaborazione con il comune, che poi è stata suggellata con questa collaborazione attraverso l'assessore Rositani, che ha
avuto questa intuizione di valorizzare l'identità di questa città attraverso il patrimonio archivistico, perché noi siamo custodi dell'archivio storico del Comune di Rieti, quindi siamo fortunati perché siamo custodi della storia della nostra città e quindi utilizzare le carte, le pergamene, perché il patrimonio archivistico del Comune di Rieti ha un fondo diplomatico, insomma, importante. Ovviamente siamo stati interlocutori privilegiati per questa iniziativa e con piacere mostriamo e valorizziamo perché oltre alla conservazione noi siamo deputati. Come dice anche la Costituzione, alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Quindi, diciamo, una collaborazione che ha trovato un ulteriore suggello proprio in questi giorni, grazie alla visita del ministro San Giuliano Arrieti, che ha dimostrato attenzione al nostro istituto e anche attraverso il comune. Quindi, diciamo che proveremo a valorizzare, i social lo permettono, la nostra città e la nostra storia al di fuori delle mura medievali. Lo diceva prima il sindaco. Viviamo in una città medievale che ovviamente lui la vede in un senso di amministratore, quindi deve fare così attenzione anche ad altre problematiche. Noi la viviamo in senso storico e di memoria, quindi siamo particolarmente contenti di parlare della nostra città, dalla storia medievale fino a quello che poi sono anche i giorni nostri. Ecco, è un piccolo aiuto, cerchiamo di darlo anche noi nel nostro piccolo, noi di Polis, e io andrei a vedere uno dei video che avete realizzato insieme, video che è dedicato a un gioiello di Rieti, il suo teatro. Sono oltre 140 anni che il teatro Flavio Vespasiano di Rieti riempie la scena del centro storico. Un'opera degna di Roma, diremo, perché non solo nella sua intitolazione, ma in numerose peculiarità architettoniche e pittoriche, si richiama all'urbe. La vicenda della costruzione del teatro racchiude in sé la tenacia della città di Rieti, viste le vicissitudini che testimoniano la realizzazione di un edificio divenuto celebre per la sua acustica. Se il Faust e la Cavalleria Rusticana andarono in scena il 20 settembre 1883, data dell'inaugurazione del Teatro Flavio, nei 50 anni precedenti si era consumata una lunga vicenda di mancanza di risorse e a volte di speranze. Sono infatti almeno tre gli architetti investiti nel tempo dell'incarico di realizzare questo nuovo edificio, soprattutto dopo che Terni aveva eretto il proprio. Ci prova all'inizio Luigi Poletti con l'idea di realizzarlo a Piazza del Leone, ovvero nell'attuale Piazza Oberdan. Ma trovò il veto dei Ricci, ovvero di Angelo Maria e del deputato ecclesiastico Ferdinando, non intenzionati a vedersi costruire un teatro di fronte al proprio palazzo. Ci riprova nel 1853 l'architetto Vincenzo Ghinelli, questa volta sull'attuale via Garibaldi, ma dopo oltre 20 anni e numerosi debiti, l'edificio non è completato. Servirà il decisivo aiuto della Cassa di risparmio di Rieti e l'architetto nuovo che verrà incaricato dal comune è Achille Sfondrini, che aveva già realizzato a Roma il Teatro Costanzi, ora Teatro dell'Opera, di cui l'architetto riprende l'esterno per il Teatro Flavio e la cupola, mentre per l'interno, sempre Achille Sfondrini, si ispira al Teatro Verdi di Padova. Sarà il terremoto del 1898 a causare paradossalmente dei miglioramenti al Teatro Flavio Vespasiano, aumentandone in alcuni casi anche il pregio, in particolare per la cupola, mentre andranno purtroppo persi i fregi del frontone che guarda Piazza Oberdan, di cui non conosciamo con esattezza il contenuto, ma che rimandavano alle gesta dei Flavi, su una facciata neoclassica con 8 colonne, molto diversa da quella su via Garibaldi. I dipinti a tempera originari di Giacomo Casa nella cupola saranno irrimediabilmente danneggiati dal sisma e il nuovo artista, di origine modenese, Giulio Rolland, rinuncerà a riutilizzarli, dando però vita a una delle scenografie più suggestive rappresentate all'interno di un teatro in Italia. Rolland eseguirà uno dei suoi capolavori, mantenendo il tema di Giacomo Casa, il trionfo dei Flavi dopo la conquista di Gerusalemme nel 70 d.C. Per realizzarla, Rolland si avvalse dell'impalcatura lignea montata per riparare la cupola del teatro. Si tratta di un'opera pregevole, imposta anche dalla conformazione della cupola, situazione che non ritroviamo invece per quella del Teatro Costanzi di Roma, dove le figure realizzate non si spingono quasi mai verso il verticale, facilitando il lavoro del decoratore che non deve tenere conto, allo stesso modo di Rieti, della prospettiva e delle proporzioni.
Il fascino delle decorazioni di Roland è dato dall'osservatore, che può scegliere di essere libero e prigioniero allo stesso modo, ponendosi infatti precisamente al di sotto del maestoso lampadario. Può in piena libertà scegliere la scena da osservare, ma ne può cogliere il pieno significato soltanto all'interno della gabbia narrativa imposta dall'autore. Una storia che si sviluppa da sinistra verso destra in senso orario in un percorso curvo di cui però non si scioglie immediatamente l'inizio e la fine, aggiungendo quindi quel senso di ciclicità che dona immortalità a quei fatti e a quei protagonisti, realizzati sulla base del racconto di Giuseppe Flavio nella sua Guerra giudaica, che appare nel ciclo pittorico seduto ma con alcune integrazioni provenienti da fonti archeologiche e letterarie. Tra le tante curiosità da segnalare c'è quella della presenza dell'Arco di Tito, che in realtà fu eretto soltanto 10 anni dopo il Trionfo, e una sola quadriga, con sopra Vespasiano in manto rosso e Tito, e a seguire a cavallo Domiziano, mentre le fonti riferiscono di 2 quadrighe. Articolata anche la vicenda del siparietto comodino, utilizzato in passato tra un atto e l'altro o a scena chiusa, che nella sua prima versione di Giacomo Casa rappresentava una fanciulla che alimenta la fiamma del tripode, a sostituzione di quello effettuato dagli allievi del Consoni, che rappresentava il velino che invita Apollo e le muse a prendere stanza a Rieti, ma che fu rifiutato dal comune e il cui bozzetto si trova all'interno del Museo Civico. Anche il siparietto di Giacomo Casa venne sostituito con quello realizzato da Antonino Calcagnadoro e che ha per tema la resa di Gerusalemme. Passando al foyer, anche qui vi sono delle decorazioni di Antonino Calcagnadoro, dove troviamo 5 figure allegoriche dei diversi generi teatrali. Al pittore romano di origine spagnola, Federico Ballester, e non Guglielmo come ritenuto erroneamente, fu affidata la decorazione del soffitto con l'allegoria della musica realizzato nel 1893. Di pregio il circolo di lettura con la sua sala degli specchi decorata da Roland, nel soffitto anche qui con una scena dell'allegoria dei sentimenti che suscita l'audizione della musica. Gli interni lignei sono invece opera dei fratelli Nicoletti e tuttora sono quelli originali dell'epoca. Il teatro ha subito diversi restauri nel tempo e la sua struttura è sempre stata messa in pericolo da diversi eventi, come durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la costruzione dei ricoveri antiaerei prevede l'uso di mine, che causeranno dei danni con una leggera inclinazione dell'edificio nell'angolo di via Pitoni. La sala fu adibita anche a cinema con gli spettacoli spesso interrotti per le intemperanze dei reatini. In ultimo merita di essere menzionata la vicenda dell'intitolazione del teatro a Flavio Vespasiano e il tema del siparietto dedicato, come detto, alla resa di Gerusalemme. Per il sindaco Sacchetti Sassetti rappresentavano un errore grave in termini di rispetto del popolo ebraico e proponeva l'intitolazione a Giuseppe Ottavio Pitoni. Sacchetti si dimise da sindaco pur di ottenere le sue richieste, ma queste furono respinte, così i tentativi di cambio di denominazione. Sacchetti decise di restare sindaco. Ciò che si può affermare è che il Flavio Vespasiano, grazie anche ai festival e agli spettacoli che ha ospitato e ospita, resta uno dei più belli d'Italia, se non altro per l'acustica, come più volte sancito da musicisti e direttori di orchestra. Uno dei teatri più belli d'Italia, ma non soltanto per l'acustica, lo abbiamo visto nelle immagini, sicuramente spettacolari gli affreschi, le decorazioni che sono al suo interno, spesso in stile Liberty. E Viterbo ha tantissime preziose realtà che possono affascinare il turista, anche se è una città non così nota, non così sfruttata forse dal punto di vista turistico, e proprio di quelli che sono i progetti in ambito turistico del capoluogo della Sabina io voglio parlare fra poco con il sindaco di Rieti, lo faremo però fra qualche istante, ora incombe un nuovo break, un break pubblicitario, e intanto un'informazione per chi volesse vedere questi video, i video di Genius Loci realizzati dal Comune di Rieti e dall'Archivio di Stato, può farlo attraverso i social del Comune di Rieti, dove sono presenti questo che abbiamo appena visto e tanti altri video di promozione della città reatina e di racconto della sua storia. Continueremo a parlare di Rieti fra poco, dopo qualche istante di pubblicità. Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti.
Ben ritrovati su Polis, il racconto dei territori. Oggi il focus è sul capoluogo della Sabina, il centro d'Italia, l'ombelico della nostra nazione, ovvero Rieti. E qui con noi ci sono diversi ospiti, a partire dal sindaco di Rieti, Sinibaldi. Allora, sindaco, prima del break pubblicitario, stiamo parlando di quelli che sono i progetti di promozione turistica della città di Rieti, una città e un territorio splendido, quello reatino, non soltanto Rieti, ma anche il suo Interland, la sua provincia, la famosa Valle Santa Francescana. Tra l'altro, a Natale di quest'anno c'è stata la ricorrenza a Greccio del primo presepe che è stato realizzato da San Francesco, correvano gli 800 anni. Ecco, Rieti, che progetti ha per sviluppare il turismo in una regione della nostra, del Lazio, sicuramente splendida e forse però non così sfruttata dal punto di vista turistico? Ma innanzitutto, quando parliamo di turismo parliamo di un sistema di area vasta, quindi diciamo è corretto parlare un po' di tutta la provincia di Rieti, che è una provincia molto eterogenea perché va dai paesaggi collinari della Sabina ai laghi Salto e Turano fino a tutta la parte del massiccio appenninico da Terminillo ad Amatrice e quant'altro. Quindi c'è un'offerta soprattutto ambientale molto importante, ma anche ovviamente culturale e storico-artistica. Per quanto riguarda la città di Rieti, noi abbiamo due attrattori su tutti, che sono sicuramente il tema appunto del francescanesimo. Lo ricordava lei, nel 2023 cadeva l'ottocentenario del primo presepe, della realizzazione del primo presepe da parte di San Francesco a Greccio. Abbiamo impostato un comitato ministeriale di cui il Comune di Rieti fa parte, che ha curato una serie di iniziative che sono culminate appunto, proprio visto che avete fatto vedere il Teatro Flavio Vespasiano, in una iniziativa musicale e di spettacolo che è andata in onda su Rai 1 il 2 gennaio, se non ricordo male, con tanti artisti di carattere nazionale, tra Britti, Cocciante e quant'altri, che hanno dedicato appunto una riflessione, un momento a questa occasione del presepe. Entriamo in realtà in una serie di anni di ricorrenze francescane. Sarà a breve, ci sarà la ricorrenza degli 800 anni della regola, che è stata scritta, la regola francescana è stata scritta proprio nel santuario di Fonte Colombo, che sta proprio nel comune di Rieti. L'altro grande attrattore del territorio di Rieti, quindi oltre alla Valle Santa, dove insistono i quattro santuari francescani e il Cammino di Francesco, è ovviamente il Terminillo, quindi tutta la parte della montagna, sia in estate che in inverno. Purtroppo veniamo da una stagione veramente disastrosa perché non ha fatto un fiocco di neve e quindi diciamo quest'anno è andata male. L'anno scorso fu una buona stagione, in ogni caso ci stiamo preparando alla stagione estiva in una montagna che è la montagna del Lazio, la montagna di Roma, così come veniva definita insomma nei tempi dello splendore del Terminillo. Chiaramente poi ci sono tutta un'altra serie di attrattori, da quelli diciamo ambientali che abbiamo brevemente accennato, anche tutta l'attività diciamo di intrattenimento, perché il teatro, ma come altre attività, altri festival, cito su tutti la Fiera del Mondiale del Peperoncino, che è l'evento forse più grande della provincia di Rieti, sono insomma ormai da tempo eventi che producono una serie di indotti importanti. Un'altra peculiarità importante è lo sport. Rieti è una città molto significativa per lo sport, soprattutto per l'atletica leggera. Siamo tra gli assegnatari di una serie di manifestazioni internazionali. La prossima saranno i mondiali juniores del 2026, gli europei, scusate, del 2026, e ospitiamo generalmente almeno una decina di eventi nazionali o internazionali l'anno di atletica leggera in un impianto
di tutto rispetto, uno dei migliori d'Italia che abbiamo Tant'è che tratto. se non sbaglio c'è una medaglia d'oro olimpica che l'ha scelta per prepararsi alle Olimpiadi di Parigi. Assolutamente, Marcel Jacobs insieme al suo team quest'estate sarà proprio allo stadio Guido Baldi a prepararsi per questa importante sfida. E abbiamo dei talenti importanti per quanto riguarda l'atletica, è un impianto di primo piano su cui peraltro abbiamo appena fatto un investimento molto importante rifacendo tutta la pista indoor, tutto l'impianto di illuminazione, quindi è uno stadio a tutti gli effetti dell'atletica. Quindi ecco, il tema dello sport è centrale, ma oltre all'atletica anche i sport minori. Ricordo che l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo avuto 2 mondiali contemporaneamente di ski roll, che è una disciplina diciamo montana, e di wakeboard sul Lago del Salto, che sono stati peraltro mondiali molto partecipati, c'è stato un indotto veramente significativo. Ecco, ci ha parlato di tantissimi aspetti della città di Rieti, sicuramente quello dello sport, come accennavamo all'inizio, Rieti è una città dalle radici antiche, ma che pensa anche al futuro e ai giovani, e lo sport è una delle attività più importanti per le nuove generazioni, è importante anche che si stia pensando a delle strutture sportive di livello non soltanto nazionale, ma addirittura internazionale. Così come ci ha parlato dell'importanza di quella che è l'area francescana, chiamiamolo così, dei dintorni di Rieti, ha citato anche il santuario di Fontecolombo. Nell'ultima parte della trasmissione ci collegheremo proprio da lì con i frati francescani che ci aspettano per parlare della regola di Francesco, di cui fra qualche tempo ricorrerà anche in quel caso gli 800 anni. Bene, abbiamo parlato dei dintorni di Rieti, anche di quel Monte Terminillo che è croce e delizia della vostra città, è stato a lungo uno dei principali motori turistici. Da Roma ci si spostava per venire a sciare da quelle parti, poi negli ultimi anni, soprattutto per il riscaldamento globale, forse, insomma, per la mancanza di neve, si stanno verificando delle stagioni un po' altalenanti. Però c'è anche una bellezza all'interno della città di Rieti e anche nel luogo stesso da cui lei ci sta parlando in questo momento, ovvero il Palazzo Comunale di Rieti, e del Palazzo Comunale attraverso un altro video di Genius Loci. Io andrei a far vedere delle immagini ora insieme. Una storia secolare fatta di pietre e politica, segnata da terremoti, rivolte, rinascite, fino anche a impiccagioni. È la vita del Palazzo Municipale di Rieti, con la sua piazza da sempre centro politico e sociale del capoluogo sabino. Parlando del palazzo, possiamo dire che è lì praticamente da sempre. Non vi è infatti certezza sull'anno di costruzione, ma possiamo comunque inquadrarla nella seconda metà del XIII secolo, quando Rieti vede una propria espansione urbanistica, e una testimonianza di quel palazzo la troviamo sul lato di Via della Pescheria. A questo punto però sono due i terremoti a distanza di 600 anni l'uno dall'altro a segnare la storia del Palazzo Comunale, e sono il sisma del 1298 e quello del 1898. Nel mezzo però ci sono ampliamenti e interventi. Viene anche costruita al suo interno una cappella denominata della Concezione, che sparì proprio in concomitanza dei lavori dopo il terremoto di fine Ottocento. Venne poi posizionata anche una campana dedicata alla Vergine Maria e a Sant'Anna, che i Rietini pensarono bene di ribattezzare la campana di Anna Maria. Furono poi affrescate alcune sale con immagini degli imperatori Vespasiano e Tito. Manenti ne decorò ulteriori con un lungo fregio sui fatti più rappresentativi della storia di Rieti. Nella seconda metà del Settecento, il palazzo inizia a prendere l'attuale configurazione attraverso gli interventi dell'architetto Filippo Brioni. Dopo il terremoto del 1898 si pensa addirittura di demolire il palazzo o di arretrarlo. Sarà però Giuseppe Sacconi, autore dell'Altare della Patria, a fermare questa ipotesi.
120 anni fa, nel 1903, fu invece il celebre architetto Cesare Bazzani a introdurre importanti interventi per lo scalone, le aperture dei portici e la presenza di alcuni fregi sulla facciata, tanto da far ipotizzare ad alcuni studiosi che tali elementi di stile del Bazzani fossero un rimando alla simbologia massonica, come l'architetto aveva fatto ad esempio nella città di Terni. Nel caso reatino, la lettura di tali fregi riguarderebbe più che altro il gusto dell'epoca, anche se è evidente che il Bazzani avesse conoscenza della simbologia massonica, come nodi, corde, losanghe, bugne a diamante e chiavi di volta degli archi più evidenti, come accade, questo sì, nel Palazzo delle Poste di Rieti. In ultimo, ricordiamo alcune microstorie che hanno come scenario proprio il Palazzo Comunale. Sono le lotte di potere, anche insanguinate e dei caratteri a volte macabri, come fu la repressione della rivolta contro gli Alfani nel 1397, tanto che gli autori di quella sommossa furono impiccati proprio sulla facciata del palazzo. Altro episodio di sangue fu l'uccisione del gonfaloniere nel 1483, il quale venne gettato dal balcone sulla piazza sottostante. Ultimo episodio cruento è quello del 1555, quando il commissario apostolico, in fuga addirittura sul tetto per ripararsi nella vicina campana, venne scoperto dai rivoltosi e gettato anche lui sulla piazza sottostante. La reazione papale in questo caso fu durissima e tutti gli autori della rivolta vennero giustiziati e anche questi impiccati sul balcone della facciata del comune. Interessanti queste storie che riguardano il Palazzo Comunale. Sindaco, lei spero che non rischi di dover scappare sui tetti, come abbiamo sentito è avvenuto in passato all'interno di quel palazzo. E allora continueremo a parlare di Rieti, delle sue bellezze, dei suoi progetti, dello sviluppo di questa città capoluogo della Sabina. Lo faremo insieme fra poco, dopo pochissimi istanti, solo pochi secondi di pubblicità. Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti. Ben ritrovati su Polis, il racconto dei territori, oggi una puntata interamente dedicata a Rieti, il capoluogo della Sabina, l'ombelico d'Italia, il centro del nostro paese da un punto di vista geografico e non solo. Ed ecco, sono sempre qui con noi i due ospiti di oggi, a sinistra il sindaco Sinibaldi, sindaco di Rieti. Abbiamo visto prima anche Daniele Scopigno, che è il direttore della sala di studio dell'Archivio di Stato di Rieti, che ha realizzato alcuni video della serie Genius Loci insieme al comune di Rieti. Io andrei prima a vederne un altro dedicato alle mura della città di Rieti. Si parla di una città medievale e spesso le città medievali sono caratterizzate proprio dalle loro mura. Mura e porte sono elementi identificativi che rappresentano il Medioevo, almeno nell'immaginario collettivo. Con le sue torri e i suoi merli, la città fortificata è a difesa della comunità che la vive. Del resto, avere delle fortificazioni non solo era garanzia di protezione, ma era anche un simbolo di ricchezza della città che le ha erette, non di meno era il limes giuridico e identificativo. Sono inoltre il termometro dello sviluppo urbano e demografico, poiché nel momento in cui una città si allarga o aumenta le sue fortificazioni o cresce extra moenia, ovvero appunto fuori dalle mura. Se è pacifico che vi fossero delle mura in epoca romana, non vi è invece concordanza tra gli studiosi, dal Colasanti al Sacchetti Sassetti, dal Guidoni al Verani fino a Tersilio Leggio, per il perimetro di quelle alto medievali. Per una tesi hanno semplicemente ricalcato appunto quelle romane, per altre sono sorte dopo un abbandono di queste, nella considerazione che in epoca romana le mura segnavano esclusivamente la divisione con il suburbio. È tra il IX e l'XI secolo che le mura iniziano il loro compito difensivo, seppure con modesto successo, essendo assaltate prima dai Saraceni e poi da Normanni, con quest'ultimi che incendiarono la città nel settembre del 1149. La realizzazione delle mura che oggi vediamo viene datata per la sua interezza nella seconda metà del 200,
ma le diverse tecniche di costruzione suggeriscono che sono state erette in epoche differenti e quindi procedendo per porzioni. Viene utilizzata la cinta muraria romana, che era sopravvissuta però solo in alcuni tratti, mentre in altre zone erano presenti strutture difensive lignee, e questo è testimoniato dagli incendi che sono scoppiati nel XIII e nel XIV secolo. I lavori cominciarono in ogni caso nel giugno del 1253, per una prima parte. Del resto, la zona di San Domenico, dopo 40 anni, era ancora priva delle mura. Un ulteriore punto difensivo fondamentale fu la costruzione del secondo cassero nell'attuale zona del Ponte Romano, una costruzione difensiva opposta alla porta presente all'inizio dell'odierna via Roma, denominata Porta di Ponte. La realizzazione dell'intera cinta muraria secondo uno schema più o meno ellittico, che va da est a ovest, ovvero da Porta d'Arci alla caserma della scuola Interforze, e da nord a sud, quindi da Viale Canali a una porzione dell'odierna Porta Romana, si concluse dopo circa 70 anni di lavori, e la data che possiamo individuare è quella del 1320. La città era quindi ben controllata, potendo contare anche sul velino, che era appunto una difesa naturale, con porzioni difensive murarie che ormai si erano spinti anche nella zona dell'attuale borgo. Le mura non sempre ebbero vita facile, anzi, gettandosi avanti nei secoli, possiamo vedere come alcune scelte urbanistiche ne abbiano mutilata la natura con numerosi abbattimenti, tra cui quello di Porta d'Arce, per fare largo al traffico e alle abitazioni, così come le scelte più discutibili per Porta Cinzia. Non di meno anche la realizzazione di importanti edifici pubblici ha causato ingenti abbattimenti. In conclusione, nonostante terremoti, alluvioni, incendi e scelte urbanistiche inopinate, le mura di Rieti restano sicuramente tra quelle più suggestive e meglio conservate del nostro paese. E allora, abbiamo visto le mura di Rieti. Scopigno, quanto sono importanti non soltanto nella storia ma anche nel presente della vostra città, questa cinta muraria che abbiamo sentito parte dall'antichità romana per arrivare poi al Medioevo e al Rinascimento? Sì, diciamo che le mura cittadine sono proprio identificative di Rieti. Rappresentano un simbolo per la nostra città. Sono difficili, lo dicevamo all'inizio trasmissione, da gestire quando si tratta banalmente di viabilità, però rappresentano inevitabilmente una storia importante di Rieti. Nei secoli, diciamo, purtroppo, al di là di quelli che sono gli eventi, chiamiamoli, di invasione della città, di distruzione, sono state fatte anche delle scelte, parliamo ovviamente non dell'attualità ma di diversi decenni fa, che hanno un po' cambiato la morfologia di queste mura, quindi non ne hanno compromesso la bellezza, fortunatamente, però diciamo che alcune porzioni sono state abbattute per fare spazio, diciamo, a ulteriori opere pubbliche. È evidente che però le mura accolgono la città per chi la visita. Volevo aggiungere una piccola cosa, perché prima il sindaco e lei parlavate del francescanesimo, no? Quindi a riprova dell'importanza della nostra città è che Rieti è stata sede papale, tra l'altro appunto una lettera di grazia di Gregorio IX che concede l'indulgenza per chi partecipa alla costruzione della chiesa di Assisi, definita Specialis Ecclesia, è stata proprio redatta a Rieti da Papa Gregorio IX, a riprova, insomma, della storia che perme la nostra città e che ci permette di esserne sicuramente orgogliosi. Avete parlato di possibilità di farci conoscere, quindi diciamo queste sono le occasioni per allargarci extra menia, per tornare al discorso delle mura. Scopigno ha detto una cosa estremamente importante, perché poi, a parte Roma ovviamente, si pensa spesso a Viterbo come città papale, come sede del papato, anche grazie al Palazzo dei Papi, ma in realtà effettivamente durante la storia anche Rieti è stata sede papale, così come, a proposito di francescanesimo, si pensa a San Francesco come il poverello d'Assisi, quindi un umbro, ma in realtà gran parte della sua vita e della sua opera l'ha trascorsa proprio a Rieti e nella sua provincia, a partire da Greccio, di cui abbiamo parlato precedentemente a proposito del presepe, Poggio Bustone e tante altre località del vostro Interland. Sindaco, lei ha intenzione di abbattere le mura? No, penso di no, anzi forse di valorizzarle.
No, al contrario, insomma, abbiamo anche recentemente finanziato con il progetto Qualità dell'Abitare circa 15 milioni di euro di interventi proprio all'interno delle mura cittadine per riqualificare ancora di più il centro storico, peraltro a Porta d'Arce, che è una delle porte di accesso alla città vecchia, chiamiamola, è previsto un intervento di riqualificazione proprio delle mura cittadine. E della piazza antistante dove sorgeva un'antica chiesa, chiesa del Suffragio, che poi è stata abbattuta e appunto nella previsione viene ritracciato nella piazza che ci sarà all'interno della porta il perimetro storico della chiesa, proprio come richiamo storico della presenza di questo elemento che poi fu abbattuto. Quindi no, le mura sono assolutamente una tematica, come diceva dottor Scopigno, caratteristica e caratterizzante della nostra città, motivo per cui ci stiamo ulteriormente investendo e vogliamo che, appunto, per rilanciare un discorso turistico anche di un'Italia minore, la città si presenti in un certo modo. Noi diciamo sempre che la vicinanza con Roma può essere un bene o un male. Se pensiamo che c'è il più grande bacino turistico quotidiano d'Italia, dobbiamo avere la capacità di presentare la città in modo da essere attrattivi anche per tutti quei turisti che capitano a Roma o semplicemente atterrano a Roma all'aeroporto di Fiumicino o di Ciampino e poi vogliono magari scoprire anche la cosiddetta Italia minore, quella delle province, dove ancora si è conservata, diciamo, un'identità, una storia molto, diciamo, immediatamente percepibile. Sindaco Sinibaldi sta dicendo delle cose che assolutamente sottoscrivo. Di settimana in settimana scopriamo che questa Italia cosiddetta minore, poi in realtà minore non è, anzi forse per molti aspetti è l'Italia maggiore, quella più autentica, quella che mantiene le proprie radici, le proprie tradizioni, le proprie bellezze artistiche e naturalistiche che abbiamo visto ben presenti anche nella città di Rieti e che spesso ha anche una ricchezza, una vivacità culturale che invece nel grande centro urbano, nella grande capitale d'Italia, ovvero Roma, si sta un po' perdendo. Anche un amore dei cittadini per il proprio territorio e proprio per questo noi cerchiamo di far conoscere al meglio, valorizzare questa provincia che è sempre ricca di sorprese, ricca di bellezze, ricca di storia, di cultura e ricca anche di futuro, come abbiamo visto nel caso di Rieti con i tanti progetti che il Comune sta portando avanti, sia sul piano culturale con gli studi universitari che verranno realizzati, questa università diffusa che verrà realizzata all'interno del territorio reatino, sia da un punto di vista sportivo con dei nuovi impianti, degli impianti che hanno un valore, una qualità nazionale e internazionale, sia con le sue bellezze che stiamo vedendo anche adesso in queste immagini, bellezze della città, bellezze dell'Interland, della provincia reatina, ricchissima da un punto di vista naturalistico, da un punto di vista culturale, artistico e anche spirituale, con la presenza dei santuari francescani e della cosiddetta Via di Francesco, una via molto amata da chi pratica trekking di Rieti e di queste bellezze, di queste sue caratteristiche, continueremo a parlare qui su Polis. Lo faremo però fra qualche istante, un piccolo break, solo pochi secondi, pochi istanti di pubblicità e poi torneremo a parlare di Rieti e di Sabino. Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti. E ben ritrovati su Polis in questa puntata dedicata a Rieti, al capoluogo della Sabina, al centro d'Italia. Ne stiamo conoscendo insieme ai nostri ospiti i suoi diversi aspetti. Do nuovamente il benvenuto agli ospiti di oggi, il sindaco di Rieti, Daniele
Sinibaldi e il direttore della sala di studio dell'Archivio di Stato di Rieti, Daniele Scopigno. Con loro abbiamo scoperto alcune delle bellezze di Rieti, si parlava di bellezze anche naturalistiche, c'è un fiume che è importante nella storia e nello sviluppo della città, è il fiume Velino. Ponti, isole, porti e vie di fuga, nonché fonte di ricchezza per l'agricoltura e l'industria attraverso uno sfruttamento purtroppo non sempre a favore del territorio reatino. Parliamo del fiume Velino, che non è e non è stato soltanto questo, perché ovviamente è uno degli elementi naturali caratterizzanti il nostro territorio. Se pensiamo a questo percorso fluviale, non possiamo che attraversare il passato e vederlo come una sorgente di storia. Con le testimonianze che ci sono giunte a volte sotto forma documentaria, a volte iconografica, a volte fotografica ed altre purtroppo con mere ricostruzioni. E questo viaggio possiamo partire dai suoi porti, o meglio dei punti di attracco per le piccole imbarcazioni che attraversavano il fiume e che ritroviamo anche nella toponomastica del centro storico. Uno di questi piccoli approdi precedeva il ponte romano vicino Largo Florido d'Orazzi, siamo nel quartiere di San Francesco, ed era ad uso quasi esclusivo dei potenziani e del vicino Palazzo di Famiglia. Sono diversi inoltre i segni iconografici che raccontano la presenza di un'isola nel bel mezzo del Velino, nei pressi anche qui del Ponte Romano, un punto di riferimento per l'utilizzo del corso d'acqua che avveniva anche attraverso la presenza dei mulini. E se avete presente diversi ponti diventati simbolo dell'Italia sui fiumi, anche il Ponte Romano, fatte ovviamente le dovute proporzioni, aveva delle botteghe che già nel 1300 rendevano il fiume un punto importante per il commercio. Questa realtà si protrasse almeno fino al 1500. Nel corso di secoli successivi, anche fino all'800 e al 900, erano presenti dei negozi a ridosso del Velino, come accade tutt'oggi in piazza Cavour o nelle zone limitrofe. Un'altra caratteristica che ha causato problematiche per la città sono le esondazioni. In particolare, sono 100 anni, proprio nel dicembre del 23, che tutti e tre i fiumi che interessano il nostro territorio, ovvero il fiume Velino, Salto e Turano, a seguito di piogge consistenti, allagano il territorio causando enormi disagi alla popolazione e danneggiando sponde e ponti, in particolare il Ponte Romano. Già nella seconda metà del Cinquecento, dopo la bonifica di Antonio Sangallo, ci si preoccupò della manutenzione degli argini. La questione delle esondazioni si protrasse almeno fino alla seconda metà dell'Ottocento, quando si fa strada la necessità di abbattere il Ponte Romano per evitare che il Velino continuasse con i suoi straripamenti. E se parliamo del fiume Velino, il pensiero non può che andare anche alla tradizionale festa del sole, che si tiene sul corso d'acqua con relativo palio. Qui possiamo collegare la festa a una piccola curiosità e dobbiamo risalire fino al XIV secolo, quando la città di Rieti, con le sue riformanze, decise di vietare qualsiasi parata che si dovesse tenere sia sul ponte sia sul fiume. Una norma, diremo ormai, fortunatamente superata nei secoli, così come l'episodio che ci raccontano sempre le riformanze comunali di circa 600 anni fa, quando tale Francesco Peccatori, così come alcuni più recenti fuggiaschi, decise di attraversare il fiume Velino per cercare una via di fuga. Quello che possiamo dire è che il fiume Velino, pur dividendo la città in due parti, rappresenta un simbolo unificante e identificativo della nostra città. E lo abbiamo visto da queste immagini, l'Archivio di Stato di Rieti non è soltanto una raccolta di testi antichi, ma anche di immagini d'epoca che permettono poi di ricostruire la storia della città e della sua provincia. È così, Scopigno? Sì, diciamo che possiamo contare su un patrimonio archivistico di quasi 8 secoli, quindi possiamo sbizzarrirci, per mi passi il termine, sulle tematiche da scegliere per valorizzare la nostra città. L'amministrazione, attraverso Genius Loci, secondo noi ha, diciamo, colto la necessità di adeguarsi a quelle che sono i tempi della comunicazione, che sono appunto queste trasmissioni e i social, per far conoscere questo patrimonio archivistico. Abbiamo parlato del Velino, ci sono anche curiosità che riguardano le porte, abbiamo visto anche per altre, diciamo, tematiche scelte. La chiave secondo noi è questa, cioè anche incuriosire le persone
della città, che spesso non conoscono la storia del luogo in cui vivono, e contestualmente dare l'opportunità a chi è interessato a un tipo di turismo diverso, che è questo appunto dell'Italia, delle aree interne, dell'Italia centrale, quella della dorsale appenninica, di venire a conoscere un altro tipo di turismo che non è quello di massa, che magari ingolfa le grandi città, perché poi la competizione di storia ovviamente è anche con queste realtà, però noi, diciamo, come Rieti possiamo sicuramente entrare all'interno di una logica attrattiva che sia turistica ma anche sicuramente storica e culturale. Ecco, io adesso invece farei una domanda al sindaco Sinibaldi, perché è stato evocato spesso in precedenza. Quanto è difficile riuscire a conciliare lo sviluppo turistico e quindi la salvaguardia del patrimonio storico con invece lo sviluppo della città proiettata verso il futuro? È possibile conciliare questi due aspetti? Ma è assolutamente possibile, mi verrebbe da dire dipende dalle risorse che si hanno a disposizione, perché ovviamente, diciamo, una pianificazione urbanistica e quindi di sviluppo della città deve tener conto anche degli investimenti che servono per poter diciamo, sviluppare alcune aree, a partire dai sottoservizi fino alla viabilità, che è un tema, diciamo, significativo per la città di Rieti, che sconta un ritardo nelle infrastrutture con il collegamento con la capitale, che è decennale. Solo quest'anno si è chiusa la conferenza dei servizi per il raddoppio della strada Salaria, della strada statale Salaria, che verrà realizzata a quattro corsie. Finalmente, dopo non voglio dire nemmeno quanti anni, perché il primo articolo di giornale che ci siamo trovati divertiti a trovare sulla ferrovia Rieti-Roma risale addirittura all'896, mi sembra, se non ricordo male. Però quest'anno finalmente sono iniziati i lavori di progettazione definitiva da parte di Italferra per quanto riguarda il collegamento ferroviario. Quindi è fattibile, a condizione che si abbia ben chiaro qual è il futuro della città e che tipo di città si vuole costruire. Noi abbiamo una nostra idea, questa amministrazione ha chiara una sua idea di sviluppo della città, che è quella di farla competere con il resto del Lazio per quanto riguarda la qualità della vita. Noi non possiamo certo competere con i numeri, dobbiamo competere in qualità, quindi stiamo cercando di lavorare sul recupero e la rigenerazione urbana della città, stiamo cercando di lavorare sui servizi, stiamo cercando di lavorare sull'offerta di lavoro e l'offerta di studio in un contesto sicuramente diverso da quello che è quello della capitale, piuttosto che di altri grandi centri universitari che ormai, insomma, hanno fatto dell'università un veicolo economico soprattutto. Noi vorremmo ritrovare un equilibrio di una città di 50.000 abitanti dove si può studiare, lavorare, farsi una famiglia con una grande facilità, con un costo contenuto, con una serenità e con i servizi a portata di mano, e a tutto sommato 70 km dalla capitale, che offre ovviamente opportunità di lavoro e di diciamo, scambio importanti. Questa è la visione che abbiamo, su questo stiamo lavorando, e questo credo sia un modo intelligente di conciliare, diciamo, ciò che abbiamo ricevuto in dono nascendo qui con ciò che dovremmo lasciare ai nostri figli. Quindi una Rieti che non è soltanto un polo d'attrazione turistica, Rieti e i suoi dintorni, ma è anche forse soprattutto un luogo in cui andare a vivere, e forse magari qualcuno dei nostri telespettatori, chi ci sta ascoltando ora, venendo a Rieti magari qualche giorno, magari un fine settimana per turismo, potrebbe avere intenzione e scoprire una città in cui vivere è diverso, è sicuramente più sano di quello che non può essere invece una metropoli come Roma, che negli ultimi decenni si è sviluppata un po' a macchia d'olio senza curare tantissimo la qualità della vita per chi vive nella capitale. Ecco, io ringrazio moltissimo gli ospiti di oggi. Dall'altro
Ultima cosa che è stata detta dal sindaco, anche la progettualità per una linea ferroviaria che riesca a mettere in collegamento Roma e Rieti. Tra l'altro il tema delle ferrovie laziali sarà il tema della prossima puntata, della prossima settimana parleremo delle varie ferrovie che sono state realizzate nel Lazio. La nota dolente di Rieti, che era fuori da questi percorsi, potrebbe essere a breve richiusa positivamente. Grazie al sindaco Daniele Sinibaldi, grazie per essere stato con noi, grazie anche al direttore della sala di studio dell'archivio di Stato di Rieti, che è ormai un abituè da queste parti qui su Polis. Lo rincontreremo. Ci sono altre mostre che sono previste presso il vostro archivio, oltre a quella del Terminillo, che purtroppo sta concludendosi in questi giorni? Sì, guardi, sarò brevissimo. Oggi proprio è venuta una persona a visitare la mostra e ci ha raccontato di quando lei era insegnante al Terminillo, perché c'era una colonia scolastica, quindi diciamo parliamo di tanti anni fa. L'idea è di attrarre queste persone e chi vuole conoscere il territorio. La prossima mostra sarà sicuramente a settembre con le giornate europee del patrimonio, ci occuperemo di memoria dell'industria. Diciamo possiamo dare questa anticipazione, perché anche lì c'è tutta una storia che la nostra città può raccontare e di cui può essere orgogliosa. E noi di Polis sicuramente seguiremo anche questa prossima mostra, così come continueremo a parlare di Rieti, parleremo del santuario di Fonte Colombo, il santuario che è all'interno del comune di Rieti, ci collegheremo proprio con quel meraviglioso santuario francescano. Tutto questo fra poco, solo pochi istanti, qualche momento di pubblicità. Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti. E ben ritrovati su Polis, il racconto dei territori. Oggi una puntata incentrata sul cuore d'Italia, il centro, l'ombelico del nostro paese, Rieti, capoluogo della Sabina, e anche centro di quella via di Francesco attraversata dal Santo 800 anni fa. Il santo ha realizzato proprio a Rieti la regola del suo ordine francescano in quel santuario che abbiamo citato nella parte precedente della nostra trasmissione, il santuario di Fonte Colombo. Thank you.
Un luogo incantevole che evoca bellezza e spiritualità, il santuario di Fonte Colombo, e dal santuario di Fonte Colombo è collegato il nuovo ospite di questa puntata. Grazie per essere qui con noi, a Padre Aldo. Grazie a lei, grazie a voi tutti. Allora, dicevamo che 800 anni fa, proprio al santuario di Fonte Colombo, Francesco si recò e cominciò a scrivere le regole del vostro ordine, dell'ordine francescano. Sì, più che le regole, l'ultima regola, quella del 23, detta regola bollata perché sigillata con la bolla pontificia di Onorio III. La regola è stato un cammino di tutta la vita di Francesco, che dall'inizio con pochi compagni ha visto fiorire il suo ordine. Pensate che quando lui muore lascia più di 5.000 frati in Europa, nel Mediterraneo, insomma, nel Nord Africa, in Terra Santa. E quindi la regola è un cammino di composizione a più mani, potremmo dire. Non è solo Francesco che la scrive, anche se nel 23 viene lui qui con frate Leone e fra Bonizio per mettere mano all'ultima, appunto, alla regola bollata. Tuttavia nel 26, quando muore, e sente il bisogno di scrivere anche il testamento a completamento, a spiegazione della regola. Quindi è un cammino vitale che accompagna sempre Francesco e questo gruppo di frati, che da pochi compagni arriva a qualche migliaio, vivo ancora Francesco. Ecco, e tra l'altro l'insegnamento di Francesco è ancora vivo nel mondo, a differenza forse di altri ordini cattolici. Non, il francescanesimo piace a tutti, diciamo così, ha un grande successo di marketing, lo ha avuto all'inizio e continua ad averlo dopo 8 secoli. Sì, forse perché più che l'ordine dei frati minori siamo il disordine dei frati minori, e questo disordine corrisponde alla vita anche, no? Che è sempre nuova, inedita, a volte con le sue contraddizioni. Quindi scherzosamente dico che siamo il disordine, ma certamente un ordine che ha 8 secoli, esteso in tutti i continenti, con le differenze culturali, di sensibilità, dei luoghi e dei tempi, certamente sembra più un disordine, ma un disordine che continua nel tempo, è come un fiume che scorre, certamente. E questo fiume scorre in provincia di Rieti, nella cosiddetta Valle Santa, in particolar modo. Sì. Sono alcune le zone che Francesco, lo dicevamo prima, ha battuto principalmente durante la sua vita, forse più ancora dell'Umbria. Sì, lui già lascia l'Umbria e viene da questa parte, che non era propriamente Lazio ancora, nel 1209 a Poggio Bustone. E poi, visto che date anche le immagini della valle, possiamo ricordare che Francesco attraversava la piana di Rieti, come tutti, con la barca, perché quasi dalla creazione del mondo, fino a un secolo fa, fu bonificato nel tempo del fascismo, e la piana di Rieti era lago e palude. Questo spiega perché anche i santuari sono un po' in alto rispetto alla piana, non solo perché i frati hanno sempre i posti più belli, va dato atto che effettivamente è così. Sì, ma anche perché giù c'era la palude e il lago, insomma. Quindi Francesco avviene nella piana di Rieti più volte, anche perché a volte incontra il Papa, cioè il palazzo papale, che è dell'epoca di Francesco, anche se quello attuale è della fine del 200, ma ogni tanto veniva il Papa. Forse anche la regola l'ha scritta qui nel 23 per confrontarsi con i canonisti, i giuristi del Papa, e dare l'ultima redazione di questo progetto di vita fondato sul Vangelo. Quindi questa è la ragione per cui forse è venuto a Fonte Colombo ancora nel 23, poi passerà a Greccio per il Natale, per quello che viene ricordato come il presepe di Greccio. Ecco, abbiamo citato quindi i luoghi della cosiddetta Valle Santa, luoghi che adesso vengono attraversati anche da un cammino, il cammino di Francesco, che è amato non soltanto da chi viene per ragioni spirituali, ma anche semplici turisti che amano passeggiare, fare trekking e che poi scoprono questi
questi luoghi che hanno di loro, lo diceva lei prima, sono bellissimi, sì. Voi scegliete sempre per i vostri santuari, per i vostri monasteri, dei luoghi incantevoli, ma incantevoli anche per l'aria che si respira, un'aria che è anche un'aria di studio, vedo alle sue spalle dei libri antichi, mi pare di scorgere. Sì, questa è la biblioteca del convento, che è il secondo piano edificato nel Settecento, e al di sotto c'è proprio in questa zona la prima casa che Francesco ha trovato quando è venuto qui. Non c'era monastero o convento, era proprietà dell'abbazia benedettina di Farfa, un'abbazia molto povera che aveva le proprietà da Civitavecchia ad Ascoli Piceno, e quindi c'era questa casa a due piani con una cisterna grande. E poi intorno pian piano hanno edificato il convento, che appunto vediamo nelle immagini. C'era questo fabbricato, e c'era una cappellina piccola piccola, che non è la chiesa principale attuale, una chiesina piccola detta della Maddalena, dove Francesco pregava e stava alla Santa Messa. È questa, ecco. Sì, esattamente. E chi viene oggi attraverso il Cammino di Francesco o... magari perché ha fatto una passeggiata a Rieti e viene a visitare il vostro santuario, può farlo tutti quanti i giorni? Sì, da quando fa giorno fino a quando fa buio il chiostro, la chiesa e il santuario sono sempre aperti, anche il bosco è sempre aperto, quello anche di notte, ecco. Però il santuario è sempre disponibile. E magari c'è, poi se qualcuno c'è il vuole... famoso lupo di San Francesco di notte. C'è. I lupi sono tornati, infatti, a 2 chilometri da qui, al paese di Sant'Elia, una quindicina di lupi si muovono tra Greccio e Fonte Colombo e hanno gradito molto le pecore dei nostri vicini. Però i lupi sono tornati, sì. Sì, e chissà se sono i discendenti diretti del lupo di San Francesco, gli stessi che hanno... Che hanno parlato con lui. Io eviterei di chiederglielo, però. Non si sa mai. Non ci sono più i lupi di una volta. Neanche i frati di una volta. Quindi, certo, lei ci ha parlato oppure no col lupo? Io no, io ricordo i lupi che stavano al Campidoglio quando da bambino andavo lì e c'erano quei lupi che poi finalmente hanno tolto. C'erano, se lei ricorda, 2 lupi in gabbia. Sì, ricordo anch'io, mi ci portò mia zia in visita, all'epoca c'erano dei lupi. Allora, io la ringrazio moltissimo, il posto è veramente spettacolare e come dicevo prima si respira bellezza, si respira spiritualità in questi santuari francescani, tutti i santuari della Valle Santa, oltre a quello di Fonte Colombo che stiamo vedendo adesso nelle immagini. Ci ricordi lei quali sono gli altri tre della cosiddetta Valle Santa? Sì, oltre Fonte Colombo, il primo visitato da Francesco è Poggio Bustone, il paese natale di Lucio Battisti, tra l'altro, che è il più alto anche come altitudine, sta tra gli 800-900 metri d'altitudine. Di fronte c'è Greccio, e poi giù vicinissima a Rieti la foresta e Fonte Colombo. Poi ci sono altri luoghi interessanti come il faggio di Rivodutri, un faggio secolare e spettacolare che è inserito in una delle leggende che parlano di Francesco. Insomma, i posti da vedere sono tanti. Certo, venire a piedi dà un valore aggiunto. Ecco, quindi lei ci consiglia di venire a piedi al santuario? Beh, insomma, dipende dal tempo che uno ha. C'è qualcuno che viene a piedi e qualcuno arriva fino a Gerusalemme a piedi, ma insomma non è, non è per tutti. Lo fece, forse non a Gerusalemme, comunque lo fece anche Francesco che arrivò a piedi a parlare. A Gerusalemme avrebbe voluto andare, ma non è riuscito ad andare, ma ha visto il sultano l'Egitto, via. Comunque meritano tutti e 4 i santuari. Ecco, diciamo che a Fonte Colombo ci stanno i frati più simpatici. Ecco, quello vabbè, assolutamente, questo, lo stiamo vedendo. Mi dispiace, ma bisogna dirlo. E allora, assolutamente, con grandissima simpatia, io ringrazio moltissimo Padre Aldo per essere stato qui con noi. Lo rincontreremo sicuramente nelle prossime puntate, parleremo ancora di Valle Santa, del Cammino di Francesco
nelle prossime settimane. Grazie per essere stato con noi intanto. Prego, pace bene, buone cose a tutti voi. E buone cose anche a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie per essere stati qui con noi. Torneremo la prossima settimana con Polis. Parleremo di altri argomenti, parleremo della storia delle Ferrovie del Lazio. Grazie ancora e arrivederci. Polis, il racconto dei territori con Massimiliano Cacciotti.